L'almanacco della fede di Padre Livio. Cominciare, cari amici, con il fatto che oggi 25 del mese, 25 ottobre, il giorno del messaggio, quindi volevo dedicare proprio il nostro pensiero di oggi a questa presenza straordinaria che mai è avvenuta nella bimillenaria storia della Chiesa, una presenza di Maria che non è un'apparizione privata, e fin dall'inizio un'apparizione pubblica. Difatti la Madonna ha detto che è il 25 del mese, che ovviamente il 25 giugno, che si deve festeggiare l'anniversario, in quanto quel giorno già c'era, non solo c'erano già i sei veggenti, il giorno prima erano quattro, quando sono incominciate le apparizioni il 24 ottobre, mancavano Maria e Jacob, ma non è tanto per il fatto che erano già presenti i sei veggenti, ma perché, ha detto la Madonna, c'erano già degli abitanti del posto, una quindicina, probabilmente forse qualcuno in più, che erano presenti all'apparizione. Quindi, fin dall'inizio, la Madonna ha voluto sottolineare il carattere pubblico di queste apparizioni. Lei stessa ha detto che era venuta per l'ultima volta a chiamare il mondo alla conversione. Questa presenza pubblica di Maria ormai dura oltre 40 anni, è un fatto unico nella storia della Chiesa ed è un fatto di grandissimo significato perché è ancora in atto. Cioè potremmo dire, cari amici, che questi 41 anni ormai è una, come dire, una preparazione. Una preparazione a quello che è il cuore delle apparizioni, che è il tempo dei segreti, cioè il tempo del trionfo del cuore immacolato di Maria. Dunque, c'è questa lunga preparazione, questo lungo tempo che va oltre addirittura il pellegrinaggio dei 40 anni del popolo di Israele nel deserto prima di arrivare alla terra promessa. Allora, come leggere questa presenza che è incominciata il 25 giugno come presenza con il popolo che assiste all'apparizione, e ormai diciamo oltre 40 anni, e giustamente ci si chiede il significato di questa lunga presenza. La Madonna ha nel tempo dato molte motivazioni, tutti convergenti a un solo piano, cioè la Madonna ha detto che era qui per risvegliare la fede, per insegnarci a pregare, e ha fatto una lunga motivazione del suo essere presente per così tanto tempo, quasi volesse giustificarsi per, come dire, scusate se vengo a disturbarvi per così tanto tempo, insomma. Comunque una volta ha detto non sono stanca, cioè lei sa benissimo che questo è un passaggio decisivo e delicato. Allora, questo lungo tempo, cari amici, che durerà ancora un po', non sappiamo quanto, prima di entrare, diciamo, nel tempo dei segreti, è un tempo nel quale la Madonna sta preparando le sue schiere di apostoli, così possiamo dire. Le sue schiere di apostoli che hanno il compito appunto di sostenere e aiutare la Chiesa e l'umanità nella grande battaglia. Quindi è un tempo di preparazione, tempo quindi per tutti noi, anche che l'abbiamo seguita fin dall'inizio, e il tempo in cui attraverso la perseveranza, attraverso l'accoglienza dei messaggi, attraverso, come dire, l'essere quello che lei ci ha chiesto di essere, cioè i suoi occhi, il suo cuore, le sue mani, il suo amore. E ci ha anche detto che dobbiamo essere gli apostoli del suo amore. Quindi, cari amici,
È chiaro che in tutto questo tempo molti sono saliti in cielo, ma anche questi, anche il cielo, attenzione, partecipa a questa battaglia attraverso la intercessione, attraverso quella liturgia celeste che ottiene grazie enormi per quanto riguarda le vicende terrene. Quindi la Madonna ha preparato una forza, la forza di Dio, la forza della verità, la forza dell'amore, la forza del perdono, la forza della speranza. Ha preparato una forza, questa forza ovviamente è nei cuori delle persone, non è una forza, diciamo, quantificabile, se non in termini spirituali. L'ha preparata per poter vincere la potenza del male, l'impero delle tenebre, la sua potenza d'odio, di menzogna, di seduzione, di oppressione, di vendetta, che poi tra l'altro è ben visibile nel mondo, non è che ci siano, non è come le realtà soprannaturali che molte volte sono nascoste e comunque sono sempre coperte dall'umiltà. Le forze del male sono sempre molto, come dire, romboanti, e noi stessi le vediamo, cari amici, queste forze del male, che umanamente parlando sembrano che siano invincibili. Quando la Madonna ha detto che Satana regna, vuol dire che Satana ormai è presente in tutti i gangli della società, in tutti i centri di potere, ed è presente anche in tutti quelli che hanno chiuso il cuore alla voce di Dio e come ha detto la Madonna, hanno lasciato che i loro cuori venissero sgominati dalla menzogna e dall'odio. Quindi in questa luce noi comprendiamo questa presenza di Maria, tutti i suoi messaggi, i suoi interventi, i suoi miracoli, le sue esortazioni, la sua guida costante che ci ha mai lasciato. Comprendiamo il fatto che la Madonna ha ribadito che questa guida continuerà anche nel prossimo futuro, fino al tempo in cui trionferà il suo cuore immacolato. Quindi questo è, cari amici, la motivazione di fondo che spiega anche tutte le altre motivazioni che la Madonna ci dà man mano, le quali tutti convergono verso questa motivazione fondamentale, e cioè è qui a preparare le schiere di quelli che saranno gli apostoli che saranno al suo fianco, saranno i suoi testimoni nella grande battaglia dalla quale lei uscirà trionfante. E sono qui queste, possiamo anche dire in termini molto più semplici, la Madonna è qui per tutto questo tempo per svegliare, diciamo così, per rafforzare la Chiesa, perché sarebbe un errore concepire gli apostoli di Maria come se fosse qualcosa che non appartiene alla Chiesa. No, se sono apostoli di Maria non possono che essere nella Chiesa e non possono che essere al servizio della Chiesa, proprio perché la Madonna è la madre della Chiesa. E vorrei sottolineare, cari amici, una delle ragioni più importanti di questa presenza della Madonna. Noi normalmente, siccome la Madonna è venuta come regina della pace, giustamente diciamo, spieghiamo questa lunga presenza e questa, con la tua appello alla conversione, lo spieghiamo con ciò che a noi è più evidente, cioè che il mondo, avendo accumulato l'odio, la superbia e poi tutte le armi che conosciamo, oltre a quelle che non conosciamo, cari amici, è a rischio di autodistruzione. Quindi ci viene quasi spontaneo, anche a me viene spesso spontaneo, quando do la panoramica generale, indicare proprio il fatto che siamo a rischio di autodistruzione, che nel mondo c'è la guerra, come, diciamo, una delle ragioni, forse la ragione principale di questa presenza della Madonna. Ma in realtà
sarebbe, a mio parere, sarebbe un po', come dire, falsificare il quadro, o comunque, comunque non cogliere la totalità delle motivazioni. Se noi pensiamo che la Madonna sia qui solo per evitare che il mondo sia distrutto, perché appunto proprio i veggenti ci dicono che il tempo dei segreti, che è il tempo della grande battaglia, gli eventi dei segreti riguarderanno il mondo e la Chiesa, e noi ovviamente possiamo, senza forzare i termini, quando si parla di mondo si intende il mondo nuovo senza Dio, si intende la guerra, si intende il pericolo di autodistruzione, e d'altra parte quello che abbiamo alle spalle lo sappiamo benissimo, il secolo scorso, che secolo è stato, con due guerre mondiali che hanno devastato soprattutto l'Europa. E però se noi ci fermassimo solo qui non capiremmo forse quella che è la ragione principale della presenza della Madonna, che è il fatto che è la sua preoccupazione per la fede. Lei l'ha detto fin dall'inizio che lei era venuto qui per risvegliare la fede. L'ha ripetuto tantissime volte. E d'altra parte, non è che bisogna, diciamo, come dire, fare chissà quali discorsi per capire qual è la preoccupazione della Madonna, perché quando la Madonna ha rivelato ai tre pastorelli di Fatima il futuro del mondo, quindi prima ha mostrato l'inferno come pericolo assoluto e preoccupazione assoluta della Madonna, le anime che si perdono, no? E poi ha indicato, cari amici, quello che sappiamo sulla Russia, sulla, diciamo così, la diffusione della Russia nel mondo, il comunismo, gli ori del comunismo, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che riguarda comunque sia una epifania, diciamo, di una potenza del male che semina, distrugge nel mondo le nazioni e semina, come dire, quello che è già un mondo nuovo senza Dio, cioè un mondo senza luce, senza fede, senza moralità, dove lo Stato è padrone assoluto. Questa è la prospettiva che dà la Madonna, e anche se alla fine appunto dirà che il suo cuore trionferà. Però c'è una frase che la Madonna dice dopo che ha descritto, nella terza parte del segreto di Fatima, la processione drammatica della Chiesa verso il Calvario. La Chiesa è rappresentata in tutte le sue componenti, il Papa, i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i laici, e man mano che sale verso il Calvario la Chiesa viene decimata. E quando arriva in cima al Calvario anche il Papa, il vescovo vestito di bianco, lei ha avuto la sua Lucia, la intuizione interiore che fosse appunto il Santo Padre, anche lui cade morto. Dunque, al termine di questa rappresentazione, che come sappiamo riguarda in parte il passato e in parte il futuro, la Madonna ha detto una frase enigmatica. Enigmatica perché probabilmente è stata tagliata via dal contesto, non lo sappiamo. La Madonna ha detto: il Portogallo conserverà il dogma della fede. Allora, su questa frase è stato scritto molto, e in connessione anche di cosa parla il terzo segreto di Fatima, cioè quello che noi sappiamo del terzo segreto di Fatima è quello che vi ho detto adesso, no? Il terzo segreto di Fatima è questa processione della Chiesa verso il Calvario, il Papa che cade morto, San Giovanni Paolo II l'ha attribuito a se stesso, ma questa è comunque una questione aperta. Ma c'è una parte che è mancante, che è la parte segretata, del segreto di Fatima probabilmente, ma dove però c'è una frase che
è rimasta, diciamo, nel segreto, è rimasta come esterna al segreto comunque, e cioè che il Portogallo considera il dogma della fede. Allora, questa frase della Madonna ha un peso enorme. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che una parte della Chiesa perderà la fede autentica. Questo vuol dire. Cioè, poi alcuni ovviamente si pongono un interrogativo, ma se il Portogallo, cosa vuol dire che solo il Portogallo conserverà il dogma della fede è rimasto tutto nella problematico, però la frase in sé è una bomba atomica. Cioè, come per tranquillizzare i veggenti, la Madonna dice: però il Portogallo conserverà il dogma della fede. Cosa avrà detto la Madonna prima? Questo è, diciamo, un terreno di molte speculazioni, però la frase in se stessa ci dice che quello che aveva ben intuito Paolo VI, che probabilmente l'ha detto perché conosceva il segreto di Fatima, quando appunto Paolo VI disse che oggi in ballo c'è proprio il dogma della fede. Ed è per questo che poi lui scrisse quel famoso credo del popolo di Dio, fece questa professione di fede, il giorno di San Pietro, proprio per mostrare quello che è il punto, diciamo così, critico della situazione, cioè la dissoluzione della fede dovuta alla mondanità che entra nella Chiesa, dovuta al modernismo che entra nella Chiesa e che potrebbe portare, ha detto Paolo VI, a far sì che i veri cattolici siano un piccolo gregge e magari una minoranza stessa nella Chiesa. Allora, dire queste cose è chiaro che sono cose di una serietà, di una gravità incommensurabile, insomma, perché scusate, cos'è che ha la Chiesa? Qual è la ricchezza della Chiesa? La ricchezza della Chiesa è la divina rivelazione, insomma. Cioè, è Cristo e tutto ciò che si riferisce a Cristo, tutta la rivelazione dell'Antico Testamento che porta a Cristo, la pienezza della rivelazione che è in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, la dottrina della Chiesa, la ricchezza della Chiesa è Cristo e la parola di Dio, la parola di Dio che è Cristo stesso, insomma, che parla attraverso le scritture. Quindi tutto questo costituisce il dogma della fede, cioè il complesso delle verità cristiane. Allora la Madonna dice che il Portogallo conserverà il dogma della fede. Che vuol dire, cari amici? Che il dogma della fede, vuol dire almeno questo, vuol dire, senza volere calcare la mano, vuol dire che il dogma della fede, cioè la verità rivelata, è sotto attacco. Questo è il punto della questione. La verità rivelata è sotto attacco, rischia di essere distrutta, rischia di essere dissolta, rischia di essere, come dire, trasformata in un'opinione umana e non in una luce che irradia dal Verbo e quindi una luce divina. Questo dunque, cari amici, è uno dei motivi, forse il motivo principale per cui la Madonna è presente. Ma questo lo dimostra per il fatto che in tutti questi 40 anni la Madonna ha, come dire, ha insegnato il Vangelo. Tutti mi ricordo quello che mi disse il vescovo di Mostar, Monsignor Zanic, quando andai a trovarlo, la prima volta che andiamo a Giugore andai a trovarlo, abbiamo un colloquio con lui. Lui mi disse: padre, i messaggi sono evangelici, mi ha detto, solo che li fanno i frati, cosa che ovviamente non ha nessun fondamento, ma che sono evangelici è vero. Cioè la Madonna ci ha insegnato il Vangelo. In tutti questi decenni c'è stata la verità cattolica. E concludo, cari amici. Allora, per noi, questa presenza di Maria deve essere una presenza che ci fortifica nella fede salda, non solo salda, ma completa, che abbraccia tutte le verità della fede,
ne lascia fuori neanche una. Un abbraccio totale alla divina rivelazione, che è contenuto nella Sacra Scrittura, nella tradizione della Chiesa, che è formulata in termini catechetici, nei grandi catechismi della Chiesa del passato e quello del presente, che è una meravigliosa sintesi della fede cristiana. E noi dobbiamo avere questo cuore aperto alla totalità della rivelazione, evitando le tentazioni di selezionare e dire questo sì e quello no, il paradiso sì, l'inferno no, il primo comandamento sì, ma il quinto e il sesto no. No. Questo è, lo fa il diavolo, questo. Non una persona che si apre alla luce di Dio. Quindi una fede, come dice la Madonna, salda, forte, alimentata dalla preghiera, una fede testimoniata, una fede vissuta, una fede totale. Questa è la ragione per cui la Madonna è qui da così tanto tempo, per fortificare la Chiesa nella fede, e questo dunque è anche lo spirito col quale noi accogliamo i messaggi che la Madonna ci porta. L'Almanacco della Fede di Padre Livio.